I'd like to ask you to do is to, for the next 1 hour, take games very, very seriously. Allora, Maria Grazia, siamo qui per la nuova stagione di Meet & Media Guru, in una nuova location, ma come tu mi hai detto varieranno nel futuro. Il tema di oggi è stato quello dei videogiochi. Perché è così importante parlare di videogiochi? Ma intanto, da quello che ho capito parlando proprio con la nostra guru Jane McGonigal, è che si capisce uno che è un fenomeno di proporzioni economiche straordinarie, quindi impatto economico, lavoro, professione e quant'altro, perché coinvolge bilioni di persone nel mondo. Sono rimasta così stordita che neanche mi ricordo i numeri, ma sono i numeri che fanno girare la testa. Quindi come fai a negare un fenomeno di questo tipo? Dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo pure, perché l'accento che ha messo Jane nel suo intervento è un accento che dice una cosa: sta cambiando la società, ci sono sempre più individui che giocano e quindi sono disposti alla partecipazione, alla collaborazione, alla sfida, al coraggio, che cercano il piacere, che cercano di migliorarsi, di accettano le sfide, eccetera. Questo potenziale umano è straordinario, perché si tratta veramente di milioni di persone che nel mondo possono agire o interagire. Ora, che cos'è che le collega tutte queste? Questo è il fenomeno straordinario, è la rete. Cioè la rete, la piattaforma, i giochi, quindi videogiochi, ma giochi intesi come giochi online in particolare, che sono anche molto video ovviamente, hanno questa grande potenzialità, cioè di permettere a milioni, miliardi di persone, quali sono adesso i giocatori in tutto il mondo, ripeto, di partecipare a delle missioni sociali, per esempio. Poi il terzo punto che mi sembra interessante è capire che questa dimensione del gioco è tutt'altro da demonizzare. Per approfondire il discorso di Jane McGonigal, per chi anche non è potuto venire oggi, chi è lei, dove si trova, e c'è anche un libro, mi sembra. Sì, allora, appena uscito il suo libro, il libro di Jane McGonigal, tradotto in italiano, è La realtà in gioco e perché i giochi possono renderci felici, cioè aiutano a cambiare il mondo. Sono i due parametri molto interessanti. Jane vive a San Francisco, lavora come consulente ricercatrice all'Institute for the Future di Palo Alto, ha fondato adesso una nuova società che è appunto Social Chocolate, che è molto interessante, perché mette l'accento sul fatto che in quei giochi tu puoi cercare di cambiare il mondo partecipando, collaborando, scambiando, e poi una cosa interessante, non rimanendo solo nelle posizioni di giocatori online, ma riportando le azioni nella vita reale. Questo è straordinario, senza la rete tutto questo non sarebbe stato.